Buonasera, nuova puntata di Senda a me scegli l'Abruzzo, questa trasmissione che TVC ha dedicato al turismo della regione Abruzzo, un territorio che merita attenzione, conoscenza, valorizzazione. Questa sera parleremo soprattutto degli eremi celestini e rupestri della Maiella e del Morrone, intorno a cui il Parco della Maiella ha messo in atto una grande iniziativa, costituendo un comitato per richiedere all'UNESCO il riconoscimento di questo patrimonio, quale appunto patrimonio dell'umanità. Ospiti in studio questa sera con noi c'è la dottoressa Maria Giulia Picchione, soprintendente Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Buonasera. Buonasera. E poi John Forcone, assessore di San Valentino, esperto di eremi e funzionario del Parco della Maiella, si occupa proprio del marketing territoriale. Buonasera. E questa sera noi partiremo per un percorso interessante. Abbiamo avuto già modo di confrontarci qui a TV6 con il presidente del Parco della Maiella e il presidente dell'associazione Rocca Caramanico circa una iniziativa che è nata ormai da 3 anni e che punta a richiedere all'UNESCO il riconoscimento di questi eremi quale patrimonio dell'umanità. E qualche giorno fa, all'inizio di maggio, c'è stata una grande iniziativa all'Aurum di Pescara in cui hanno partecipato moltissimi esponenti di questa iniziativa. Ecco, io vorrei proprio questa sera iniziare dalla dottoressa Picchione in merito proprio a questa iniziativa a cui lei ha partecipato proprio all'inaugurazione del 2 di maggio con il Monsignor Spina, di cui poi sentiremo anche un'intervista. Ecco, che impressione ha ricavato da questa iniziativa? Beh, direi che è stata un'iniziativa che ha riscosso molto successo, sia perché c'era molta affluenza di pubblico, ma anche perché c'erano dei soggetti di più istituzioni che stavano lì a rappresentare appunto l'interesse e la condivisione di obiettivi comuni portati avanti appunto dal Comitato. C'era Sua Eccellenza il Vescovo, c'era il professor Varagnoli dell'Università, c'era lei, c'era il Parco della Maiella, quindi c'era la Soprintendenza che ha come compito istituzionale proprio quello, diciamo, della tutela del patrimonio culturale nella sua più ampia accezione. No? Quindi patrimonio culturale, anche quello spirituale, no? È un patrimonio culturale. Bene, invece a John, tu che adesso sei funzionario del Parco della Maiella, ma per tantissimi anni, continui ancora adesso, ma per tantissimi anni hai svolto un ruolo di guida proprio sul massiccio della Maiella e del Morrone per far visitare e per scoprire molte volte anche degli eremi. Allora, abbiamo mandato delle immagini prima di questi eremi. Come puoi affascinare i nostri abruzzesi alla conoscenza di questo patrimonio? Intanto c'è da dire questo, che gli eremi della Maiella sono unici in termini di bellezza, ma anche di quantità, di concentrazione su un'unica diciamo sulla montagna della Maiella e alcune montagne vicine. Li chiamiamo appunto eremi rupestri perché si tratta di chiesette che comunque o comunque di piccoli luoghi di culto rupestri, quindi costruiti sotto ripari di roccia, che risalgono al 1200, almeno quelli riferibili alla presenza di Pietro da Morrone, che poi divenne Papa Celestino V. Sono eccezionali perché alcuni di loro conservano ancora delle vestigie importanti, hanno una collocazione ambientale eccezionale, ne vediamo alcuni adesso. Nella maggior parte dei casi gli eremiti e Pietro da Morrone hanno scelto di occupare delle valli che sono ancora oggi integre o comunque offrono degli scorci di biodiversità, ma anche in termini di paesaggio sono eccezionali. Loro scelsero questi luoghi tra i più belli, forse, probabilmente i motivi erano altri, legati all'acqua, legati anche alla capacità di riparo di quelle zone. E con alcune eccezioni assolutamente uniche, l'eremo di San Giovanni all'Orfento va raggiunto, si entra all'eremo passando su una cengia sul vuoto dove si passa pancia per terra per 3 metri, quindi l'ingresso non è per tutti. Su questi luoghi ci sono tutta una serie di leggende, per cui visitarne alcuni si raggiungono in macchina. Santo Spirito a Roccamorice si raggiunge per via di una strada che hanno fatto negli anni 70, si raggiunge in auto, altri richiedono una mezz'ora, un'ora di cammino, altri sono un po' più impegnativi. Tutti si possono raggiungere con il Sendiero dello Spirito che abbiamo realizzato come Parco della Maiella. Bene,
E proprio il percorso dello spirito ci interessa in questo momento, perché fino al 31 maggio si può segnalare alla mail bellezza@governo.it un luogo pubblico da recuperare o ristrutturare oppure un progetto culturale. Ecco, noi invitiamo i nostri spettatori a segnalare il percorso dello spirito, gli eremi celestini e rupestri della Maiella del Morrone, che è questo progetto culturale appunto del Parco della Maiella. Fino al 31 maggio, poi chiaramente chi vuole può anche votare per altri beni, ma noi in questo momento stiamo lavorando per questa iniziativa. E vorremmo sentire, ad ascoltare adesso due interviste. Una a Monsignor Angelo Spina, vescovo della diocesi di Sulmona Valva, e un'altra intervista al professor Claudio Varagnoli del Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio. Sin dall'inizio ho dato la disponibilità come diocesi, nella diocesi di Sulmona ci sono tanti eremi, tra cui l'eremo di Sant'Onofrio, dove Celestino ha vissuto la sua esperienza umana e spirituale. Non solo ci credo, ma do il pieno appoggio, perché questa iniziativa è di grande valore per una regione come l'Abruzzo e per il suo sviluppo, come una finestra che si apre sulla globalità. La storia ha cancellato tante orme e tanti personaggi, i santi restano, non solo per gli eventi storici ma per la santità. È un uomo che con la sua forza spirituale continua ad attraversare la storia, e ogni uomo, leggendo e scoprendo quello che lui è stato e quello che lui ha fatto, ne resta affascinato, soprattutto in un contesto come l'attuale, dove c'è bisogno di pace e di perdono. E Celestino è stato un uomo che ha saputo costruire relazioni buone, ha saputo guardare il cielo, camminare sulla terra. È un uomo così, è un uomo di grande attualità, è un santo. È un ruolo fondamentale, perché per la domanda, per la dichiarazione UNESCO, bisogna approntare dei veri e propri progetti, perché questa dichiarazione non è un fatto statico, è un fatto che richiede un impegno nel tempo, e dobbiamo pianificare questo impegno attraverso veri e propri progetti, e il Dipartimento è qui per questo. Un po' ricordiamo che l'Abruzzo è una delle pochissime regioni italiane che ancora non ha un sito riconosciuto UNESCO, e che gli eremi della Maiella hanno questa caratteristica di inglobare nella stessa area sia dei beni strettamente artistico, storico-artistici, con dei beni paesaggistici e con anche degli aspetti immateriali che attualmente stanno interessando moltissimo l'UNESCO, questa spiritualità molto forte, molto marcata, legata al paesaggio, che può essere quindi un motivo in più per l'accettazione di questa candidatura. È un'esperienza molto vivificante, perché è chiaro, per noi in ambito universitario siamo portati a leggere questi problemi in chiave soprattutto tecnica, in chiave soprattutto così operativa, no? Però poi appunto col vescovo, come oggi abbiamo sentito, di Sulmona Valva, Monsignor Spina, con il presidente Iezzi, escono fuori tutta una serie di altri aspetti particolarmente importanti, la spiritualità che poi si allarga a temi di risonanza religiosa internazionale, mondiale, con i discorsi che oggi ci ha fatto Monsignor Spina, l'aggancio anche con i problemi amministrativi quotidiani che invece porta avanti Franco Iezzi con il parco della Maiella, l'interfaccia con la sovrintendenza con la quale lavoriamo molto spesso anche su temi di tutela su Pescara, quindi portare avanti un po' un discorso che abbiamo già costruito insieme anche con il dottor Di Biase sui temi della tutela, lo vediamo allargato sia sul territorio ma diciamo anche nella profondità dei significati, questo direi soprattutto. Bene, torniamo in studio. Il professor Varagnoli ha sottolineato il ruolo giustamente importante della sovrintendenza. Dottoressa Picchione, noi chiaramente stiamo riflettendo soprattutto alla luce di questa manifestazione che si è tenuta all'Aurum dal 2 al 6 di maggio e del lavoro fatto dal Comitato in questo periodo, però adesso si intuisce che c'è bisogno di un ulteriore passo avanti. Però innanzitutto la normativa, perché è importante capire quali sono gli spazi e gli ambiti per intervenire su questa cosa. Prego.
Dunque, innanzitutto vorrei un po' riallacciarmi ai discorsi che sono stati fatti finora sia da Sua Eccellenza per quanto riguarda l'aspetto spirituale che dal professor Varagnoli. La straordinaria rilevanza degli eremi celestiniani va letta certamente sotto più profili, cioè si tratta di eremi e quindi di un percorso, diciamo, che conduce l'anima verso il divino, no? Però questi percorsi spirituali sono strettamente legati, come accennava prima l'assessore, al contesto in cui sono collocati questi eremi, quindi al paesaggio, al valore naturale di quei luoghi, non solo dell'architettura, se si tratta di eremi superficiali, esterni, oppure se si tratta di eremi in grotta o semigrotta. Quindi è il valore dell'insieme, cioè questa spiritualità collegata comunque a un contesto paesaggistico e naturale di rilevante valore, e questo rilevante valore, la conservazione di questi contesti deve essere un compito di tutti, non soltanto della sovrintendenza che ha il mandato istituzionale, diciamo, della tutela di tutti questi valori culturali, quindi sia del patrimonio strettamente architettonico piuttosto che geologico nel caso delle grotte, ma anche sotto il profilo paesaggistico, e quindi anche gli enti locali sono chiamati, diciamo, a questo compito della conservazione. La stessa nostra normativa dei beni culturali chiama tutti alla conservazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quale fosse la rilevanza di questi eremi è nota da tantissimo tempo, sin dal 1800, alla fine del 1800 già si interveniva sugli eremi per conservarne, diciamo, i valori architettonici della struttura in sé per sé. Il Ministero dei Beni Culturali nel 1977 ha emanato due decreti di vincoli specifici sia per il comune di Caramanico che per il comune, adesso li voglio leggere, Caramanico Termine, che per il comune di Roccamorice, dico bene, sì, di Roccamorice. E è molto interessante leggere alcuni passi, e cosa che vorrò fare, di questi decreti di vincolo, perché già in sé hanno colto tutti quegli aspetti di paesaggio, naturalistici, di vario genere, di varia natura, che fanno sì che questi eremi costituiscano un bene di notevole rilevanza nell'ambito del nostro patrimonio culturale e non solo regionale, non solo nazionale, ma anche sovranazionale, per cui questo percorso per far riconoscere gli eremi patrimonio mondiale dell'umanità è ambizioso, ma secondo me è possibile se si segue la strada giusta. Ecco, allora quello che prima accennavo circa il contenuto dei decreti, ecco, lo voglio leggere perché rende chiara l'idea. La stessa relazione dei due decreti chiariva che il riconoscimento proposto era, queste sono le parole testuali del decreto, diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesaggistica di tutto il gruppo montano della Maiella, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesaggistico degno di tutela, che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico ed avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative. Quindi si è già posto, certo, il problema, certo, della tutela successiva anche nel governo del territorio dove quegli eremi ricadono. Tra gli elementi che concorrevano dunque a rendere i luoghi degni di tutela, oltre alle componenti naturalistiche cui accennavo prima, quindi le faggete di Sant'Eufemio a Maiella, i pascoli di Roccamorice, i dirupi del fiume Orta, i boschetti di Pino Mugo, vi era un elemento antropico mirabilmente fuso con la natura stessa, e lo dice lo stesso decreto, l'eremo di San Pietro alla Maiella, che veniva collegato alla maestosità e dal silenzio di una mistica religione ormai perduta. Ed alcuni casi, come quello dell'eremo di San Bartolomeo in Leggio, nel territorio di Roccamorice, anche oggi l'integrazione tra
la costruzione scavata nella rocca e l'ambito paesaggistico è straordinaria, insomma, quindi ci tenevo a leggere questo passo per far comprendere come già nel 1977 i vincoli di tutela apposti dal Ministero contengano già tutti quegli elementi che oggi noi vogliamo. A cui ci richiamiamo oggi. E quindi è veramente di estrema chiarezza. Cioè sì, di è molto più lungo di quello che ho detto. Sì, però è veramente di estrema chiarezza, sì, e sintetizza alla perfezione il contenuto dell'azione del Comitato per gli Ermi per l'UNESCO. Adesso sentiamo altre due interviste. Intervista a Franco Jezzi, presidente del Parco della Maiella, e a Mimmo Valente, presidente della sezione di Pescara di Italia Nostra. È iniziato già qualche anno fa un lavoro che è molto intenso, che grazie a moltissimi collaboratori, fra essi soprattutto Licio Di Biase, hanno consentito di procedere in questo momento con la realizzazione di una parte notevole della documentazione che l'UNESCO ci richiede. Questa documentazione verrà adesso inviata ai ministeri dell'ambiente e della cultura per poter proseguire nel loro iter. Noi riteniamo di essere a buon punto, ci crediamo tutti moltissimo, soprattutto per lo sviluppo che potrà produrre questo tipo di riconoscimento, per lo sviluppo delle aree che sono ricomprese negli eremi. Io penso che sia importante la presenza di un'associazione di livello nazionale, anche di risvolto europeo, perché noi facciamo parte della catena delle associazioni che sono inserite in Europa Nostra, il che sta a significare che questo riconoscimento viene anche richiesto non soltanto da enti locali, ma anche da chi rappresenta interessi più generali, che sono appunto le associazioni rappresentate in questo caso da Italia Nostra. E noi ci auguriamo che questa presenza incida anche positivamente per dare maggiore risalto alla richiesta, dal momento che non si tratta di promuovere un patrimonio di tipo localistico, no? Soltanto appannaggio di interessi locali, bensì di promuovere qualcosa che sia riconosciuto a livello non soltanto nazionale ma anche internazionale. Parlare d'altra parte degli eremi esistenti in Abruzzo significa dare non soltanto importanza all'aspetto spirituale, ma anche a quello più naturalistico e più paesaggistico. E d'altra parte la valorizzazione della montagna con tutto ciò che è il patrimonio conservato e non, spesso non utilizzato, non conosciuto e non promosso, sta dare maggiore importanza a questo aspetto, dal momento che credo sia necessario che il riconoscimento venga a soddisfare una richiesta sentita da parte delle popolazioni. Bene, Gian Forcone, abbiamo visto delle immagini dei bozzetti degli ermi. Infatti io volevo proprio chiederti, in questi ultimi tempi, qual è il ruolo, l'azione, al di là adesso del comitato per la richiesta all'UNESCO, qual è stata l'azione del parco per la valorizzazione di questo patrimonio? C'è il sentiero dello spirito che sicuramente, ecco, parlaci un attimino di queste cose. Allora, dicevo prima, intanto il sentiero dello spirito racchiude solo una parte di questo grosso patrimonio. Tocca principalmente gli eremi celestini, attraversa la montagna del Morrone e quella della Maiella, non tocca per esempio tutta la parte orientale della montagna della Maiella, che ha eremi e monasteri su roccia assolutamente eccezionali. Il parco ovviamente fa ruotare in termini di valorizzazione degli eremi gran parte della sua azione promozionale proprio sul sentiero dello spirito, che può, intanto perché siamo consapevoli che può rappresentare anche in termini di offerta turistica un elemento di attrazione anche qua unico. Si parla molto adesso dei cammini della fede, no? Qui siamo di fronte a un itinerario che non è lunghissimo, sono solo 66 chilometri, che si affronta in 4-5 giorni. Però ecco, dà l'opportunità anche in contesti anche di alta montagna, nel caso del Morrone, di visitare gli ermi più belli, alcuni degli ermi più belli della Maiella.
Su questo asse che è il Sede dello Spirito noi abbiamo costruito una cartografia, tra l'altro è appena uscita quella 1 a 25.000 aggiornatissima, su un lavoro che nasce da un lavoro precedente di georeferenziazione di tutto l'itinerario oltre a tutti gli altri centinaia di chilometri di sentieri che la Maiella ha, quindi abbiamo sia la carta, come dire, quella tradizionale per potersi muovere sul territorio, la stessa la si può scaricare sul telefonino e quindi come dire, utilizzarla col GPS, abbiamo le app per i sentieri e abbiamo tutta una serie di, il sito internet ha tutte le descrizioni dell'itinerario, per cui diciamo tutti quelli che sono gli strumenti che oggi, come dire, vanno per la maggiore in termini di promozione del territorio, noi li utilizziamo sicuramente per promuovere tutti i valori del parco, se pensiamo alla grande fauna che tra l'altro coincide in termini di presenza, il lupo, il camoscio, in alcuni casi anche l'orso, sui siti degli eremi. Ecco, noi tutti questi strumenti li utilizziamo, diciamo su questi abbiamo lavorato per promuovere quella che può essere un'offerta, un'attrattiva assolutamente unica, ma direi in Abruzzo, ma ci contraddistingue molto come parco, ma direi anche soprattutto in Italia e in Europa. Bene, io voglio cogliere l'occasione dall'intervista di Mimmo Valente per sottolineare che c'è stato un passo molto importante per la gestione di questi eremi, ed è proprio l'eremo di Santo Spirito a Maiella, di proprietà del comune di Roccamorice, e il comune di Roccamorice ha stipulato una convenzione con Italia Nostra che si è incaricata di gestire questo eremo, ed è un fatto veramente importante ed eccezionale. Tra l'altro l'UNESCO sottolinea l'importanza anche del modello gestionale per quanto riguarda questo aspetto. Ecco, adesso dottoressa, noi dobbiamo, il comitato dovrà necessariamente aprire un rapporto con il Ministero dei Beni Culturali, certo, con il MIBAC. Lei sicuramente sarà protagonista di questa iniziativa. Ha avuto già modo nel passato di avere rapporti circa iniziative riguardanti l'UNESCO? Sì, ecco, sì, io diciamo, mi sono occupata come soprintendente del Friuli Venezia Giulia di un'iniziativa che era volta al riconoscimento di tutta l'area di Dolegna del Coglio, e quindi anche una cosa anche interregionale italo-slovena, perché venisse riconosciuto quel territorio come patrimonio mondiale dell'umanità. È stato anche consegnato un premio per l'attività della soprintendenza quando l'ho diretta io, insomma, il premio. Bene, quindi allora speriamo che questo sia di buon auspicio, sì, sì, per questa iniziativa. Lei che pensa per quanto riguarda l'iniziativa che il Comitato ha intrapreso a proposito appunto del rapporto col MIBAC? Ci sarà la possibilità a breve di intavolare un rapporto? Allora, io come soprintendente, quindi sì, la soprintendenza che io dirigo parteciperà sicuramente a tutte queste iniziative, diciamo, che riguarderanno il Ministero. Per quanto riguarda il rapporto con gli enti locali in maniera diretta, la competenza è del nostro segretariato regionale, ma comunque il Ministero ha un ufficio UNESCO proprio deputato a questo. Quindi noi tutti del Ministero lavoreremo affinché il nostro ufficio si interessi, il nostro ufficio centrale si interessi nel modo più attento possibile, diciamo, affinché questa iniziativa possa andare avanti più velocemente possibile, per quanto ci compete. Insomma, è ovvio che poi, come dicevo prima, tutte le istituzioni, non le sto a ripetere, devono lavorare perché si possa raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo comune, di interesse comune, e che è foriero di risvolti turistici notevoli anche, ma che dovranno sempre essere, come dire, portate avanti nel massimo della correttezza nei confronti della conservazione di quei beni, di quel paesaggio, perché questo è un requisito che l'UNESCO richiede. Bene, adesso mandiamo la pubblicità. La nostra trasmissione, Sin da me, scegli l'Abruzzo, in studio la dottoressa Picchione e Gian Forcone. Stiamo affrontando l'argomento degli eremi celestini e rupestri della Maiella del Morrone, con questa richiesta che ormai sta entrando nel vivo, richiesta all'UNESCO per il riconoscimento di questi beni quale patrimonio dell'umanità. La dottoressa Picchione proprio adesso parlava, architetto Picchione parlava proprio adesso degli enti e delle istituzioni coinvolti in questo processo. Ecco, io colgo l'occasione proprio per
perché magari parliamo di questo comitato ma non sappiamo chi fa parte di questo comitato. E allora voglio cogliere l'occasione per elencare tutti i componenti. Sono circa 19 i componenti di questo comitato. Vabbè, c'è Franco Iezzi, che è il presidente del Parco Nazionale della Maiella, inevitabilmente. Poi ci sono io, che sono il coordinatore del comitato. Poi c'è Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, arcivescovo dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, vescovo della diocesi Sulmona Valva. E poi c'è Osvaldo Bevilacqua, conduttore di Sereno Variabile, che già in due circostanze ha fatto dei servizi sui nostri eremi. C'è Mauro Tedeschini, il direttore del quotidiano Il Centro, Luciano D'Alfonso, in cui età il presidente della Regione Abruzzo, Maria Giulia Picchione, soprintendente Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, il presidente della provincia di Pescara, il presidente della provincia di Chieti, il presidente della provincia dell'Aquila, il segretariato regionale per i beni culturali d'Abruzzo, di cui parlava prima l'architetto Picchione, il professor Claudio Varagnoli del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio, Silvano Agostini, presidente dell'associazione Rocca Caramanico, che è l'associazione che si è inventata questa iniziativa 4 anni fa durante una notte bianca a Rocca Caramanico, alla presenza sia di Osvaldo Bevilacqua che di Monsignor Forte. Ecco perché loro poi sono entrati a far parte di questo comitato, perché sono stati un po' i protagonisti anche di questa iniziativa. E poi il sindaco di Roccamorice, Alessandro Tascagno, sul cui territorio c'è Santo Spirito a Maiella, il sindaco di Caramanico, Simone Angelucci, il sindaco di Sulmona e il presidente nazionale Italia Nostra, e poi Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescara Abruzzo. Ecco, adesso al congiorno volevo fare una piccola distinzione. L'iniziativa era partita come comitato per gli eremi celestini della Maiella del Morrone. Adesso abbiamo esteso questa iniziativa agli eremi celestini e rupestri, ma alla luce soprattutto del Sentiero dello Spirito, che il Parco della Maiella su cui aveva già posto l'attenzione. Ci fai una piccola differenza tra, perché magari i telespettatori non sanno la differenza tra perché un eremo si chiama celestino e un eremo rupestro, qual è la differenza? Sì, diciamo che soprattutto noi abruzzesi, o comunque chi conosce gli eremi, tende a pensare che tutti gli eremi della Maiella siano celestini, cioè che siano stati abitati o frequentati per un certo periodo di tempo, a volte anche per qualche anno, da questo famoso eremita Pietro da Morrone, che poi divenne papa col nome Celestino V. In realtà no, perché quando non tutti gli eremi della Maiella sono stati nascono nel 1200 con Celestino, ma in realtà c'è un fermento eremitistico che arriva sulla Maiella, forse non ci sono documenti chiari in questo senso, anche prima dell'anno 1000, quindi già appena dopo l'anno 1000 una serie di luoghi vengono utilizzati, una serie di grotte sulla Maiella vengono utilizzate per i primi ricoveri di questi eremiti, che approntano subito dei miglioramenti a queste cavità sotto roccia. Quindi come, come nel Paleolitico, questi religiosi per ripararsi, per creare un luogo isolato nella solitudine delle valli della Maiella, che favorivano sicuramente l'ascesi, quindi l'avvicinarsi a Dio con l'anima e quindi con l'allontanamento da quella che era la vita, probabilmente anche allora, ammaliatrice e quindi foriera forse anche di peccati, utilizzarono quindi queste cavità sotto roccia. Però, dicevo, le migliorarono non come hanno fatto per migliaia di anni i pastori della Maiella, ma squadrando le pietre, unendole con la calce, facendo degli abbozzi o spesso anche degli interventi importanti di affresco, che in parte abbiamo perso ma che in parte ancora oggi conserviamo. Pensiamo per esempio a San Bartolomeo, che addirittura ha un affresco all'esterno, quindi che si è conservato benissimo. Per cui già nell'anno 1000 arriva l'eremitismo, nasce sulla Maiella, quindi nascono gli eremi sulla Maiella. Nel 1200 arriva questo personaggio straordinario, noto perché è stato uno dei papi, dei pochi papi che ha rifiutato poi dopo qualche mese, ecco, due papi, sembrerebbe che ce ne siano altri, però ecco, lui e Benedetto XVI sono i più noti, abbiamo dopo qualche tempo rinunciato al soglio di Pietro, e lui probabilmente occupò dei luoghi già abbandonati ma precedentemente occupati da altri eremiti, li ricostruì, comunque li riadattò alle sue esigenze e a quelle dei suoi seguaci, perché spesso aveva una persona che l'accompagnava o più spesso ne aveva due o tre, quindi in un'interpretazione anche dell'eremitismo particolare con lui,
pare sostenesse che la vera cella eremitica fosse il corpo che conteneva l'anima, quindi imprigionava l'anima. Per cui le cronache della vita di Celestino ci raccontano che era sempre accompagnato da qualcuno. Tra gli eremi sicuramente più significativi, abbiamo parlato prima di Roccamorice, Santo Spirito a Maiella e San Bartolomeo in Leggio si trovano tutti e due in comune di Roccamorice. Dicevo prima, Santo Spirito si raggiunge anche in auto, pur trovandosi a 1100 metri di quota all'interno di una valle boscosa molto bella. Eremo che tra l'altro ha due elementi importanti di novità: uno, la gestione di Italia Nostra, che è stata, che io credo, una visione lungimirante del comune di Roccamorice, che finalmente ha dato una vita a quell'eremo, e poi i lavori di restauro in corso, che sono assolutamente, forse mi permetto di dire a livello personale, dei restauri che restituiscono una dignità a quel luogo che il luogo merita. E poi c'è San Bartolomeo in Leggio. San Bartolomeo in Leggio ha avuto una continuità culturale che praticamente non si è estinta, cioè con la partenza di Celestino poi subentra il culto di San Bartolomeo, e quindi rimane a Roccamorice questo attaccamento fortissimo al santo, a San Bartolomeo in questo caso, che forse il momento clou di questo attaccamento è il giorno del 25 di agosto, quando c'è questa processione quasi all'alba, dopo la messa all'eremo si parte in processione con la statua in braccio sul sentiero, quindi è diversa dalle altre processioni tipiche dell'Abruzzo, ma singolarmente si porta la statua in paese. È una processione anche molto, come dire, molto particolare, suggestiva, sia per l'ora e sia per le migliaia di persone che quella notte raggiungono il sito per poi partire presto all'alba dall'eremo per Roccamorice. Bene, come vede, architetto, qui c'è non solo l'eremo, ma c'è anche una tradizione popolare importante. Accidenti, sì. Io adesso da tanto che volevo leggere questa frase, ma penso che sia l'occasione giusta. Gabriele D'Annunzio, il 22 agosto del 1897, nel famoso discorso della Siepe, quando si candidò al Parlamento, nel suo intervento disse questa frase: tale è la verità che io sono fiero e lieto di enunciare oggi al cospetto di un popolo, pur contro la derisione dei beoti, la fortuna d'Italia è inseparabile dalle sorti della bellezza cui ella è madre. Ecco, io penso che l'Abruzzo sia veramente una culla di bellezza, una bellezza medievale soprattutto, perché abbiamo parlato di eremi del 1000, San Clemente a Casauria, la data ce l'ha, sappiamo benissimo che è prima del 1000, abbiamo una miriade di chiese oltre che di eremi. Ecco, dobbiamo fare in modo che questo patrimonio venga valorizzato. Questo è il comitato, è una goccia. Che cosa possiamo fare ancora di più? Beh, io ripeto quello che ho detto prima. Innanzitutto sono d'accordo con quello che diceva prima, l'Abruzzo, e io sono abruzzese, quindi rivendico questa mia diciamo origine abruzzese di cui vado fiera. E ho vissuto qua fino a 10 anni in Abruzzo, quindi è rimasto in me, diciamo, proprio la formazione dell'infanzia, e quindi sono particolarmente legata all'Abruzzo. E l'Abruzzo è, l'ho già detto in altre occasioni, è una regione ricchissima di beni architettonici, ma anche di beni archeologici, non solo diciamo dell'età romana, ma precedenti. Se abbiamo le genti d'Abruzzo di varie etnie, quanto siano importanti a livello archeologico, ma anche precedenti, se parliamo veramente anche della preistoria. Ricordiamoci anche che sono stati ritrovati i mammut qua in Abruzzo, certo, è l'ultimo ricostruito, abbiamo, diciamo, beni di varia natura, di varia origine e di lontanissime epoche storiche. Stiamo parlando di millenni decine di millenni. Sì. E quello che volevo dire è che appunto l'Abruzzo è tutt'altro che chiuso nelle sue montagne, cosa che in genere si pensava dell'Abruzzo, è poco conosciuto, ma è una regione che è tutt'altro che chiusa nelle sue montagne, è ricchissima di beni archeologici, ripeto, di beni architettonici, quindi tutti i monumenti di natura architettonica, chiese, palazzi, eccetera, ma di paesaggio. L'Abruzzo ha avuto il secondo parco nazionale, dopo il Gran Paradiso, è quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, e ha tanti altri parchi, poi il Parco della Maiella, il Parco dei Monti della Laga, ne ha tantissimi, adesso non li sto ad elencare, sia nazionali che regionali, e quindi è un territorio ricco di beni
monumentali, paesaggistici, archeologici e di altro genere ancora. Quindi l'Abruzzo può essere veramente un territorio che può vivere se sa salvaguardare questo suo patrimonio, se lo sa conservare, può vivere veramente anche di questo, ma in larga parte rispetto all'economia regionale, questo che tendo a ribadire, io lo dico sempre, però bisogna saperlo conservare e in questo gli enti locali hanno una grande responsabilità, questo mi sento di dirlo, cioè non basta l'azione diciamo della soprintendenza che ha per mandato, lo ripeto, quello della tutela dei beni, occorre una corretta gestione del territorio, una corretta gestione di tutti quelli che sono i valori che il territorio dell'Abruzzo ha. E uno strumento particolare, è lo strumento più adatto a far sì che nella gestione del territorio si possa tenere conto di tutti questi valori che ho elencato, è il piano paesaggistico regionale. All'interno di quel piano si decidono, si censiscono tutti i beni, si decidono tutte le programmazioni energetiche, infrastrutturali di vario genere, areali, lineari, e quindi occorre addivenire al più presto all'emanazione di questo strumento importantissimo per la tutela. Bene, alcune considerazioni importanti. Lei è abruzzese, quindi noi oggi facciamo affidamento anche sulla sua abruzzesità, così come facciamo affidamento sulla abruzzesità di Osvaldo Bevilacqua, perché Osvaldo Bevilacqua è di Rocca di Mezzo, quindi abbiamo dei personaggi che su questa iniziativa del Comitato Ermi per l'UNESCO possono veramente esserci molto vicini. Io manderei altre due interviste al dottor Marco Parini, presidente nazionale di Italia Nostra, e all'attore regista Milo Vallone. Un complesso monumentale di enorme valore storico e artistico era di fatto pressoché sconosciuto alla popolazione. Abbiamo quindi proposto al Comune di Rocca Morice, che ne è proprietario, di poter insieme a lui contribuire alla valorizzazione di questo grande compendio. In che modo? Prendendolo in concessione e facendo in modo che fosse valorizzato con l'apertura al pubblico, con il proseguo dei lavori di restauro, per cui il Comune è magna pars e i finanziamenti anche sono stati dal Comune rinvenuti. Proseguiremo in questa attività di restauro dell'edificio e l'apertura al pubblico oggi ha portato a circa 100 visitatori al giorno in un luogo dove pochi, quasi nessuno, un tempo andava. Il valore storico e documentario e identitario, non solo per l'Abruzzo ma per l'intero paese, quel che significa la rete e il sistema degli eremi è enorme. Stiamo parlando di una delle testimonianze più importanti di fede, di cultura ma anche di storia del Medioevo europeo. È un sistema fatto di tanti eremi, piccoli e grandi, che si stendono su un percorso di circa 60 km, praticamente da Rocca Morice a Sulmona, e lungo i quali per secoli si è dipanata una storia di fede e di rapporti culturali e religiosi. Stiamo parlando di un mondo dove Pietro da Morrone diventerà Papa, dove si incontrerà con personalità come Bonifacio VIII, che gli succedette, ma che prima fu cardinale a lui vicino e che fu anche sostanzialmente colui che ne fu carnefice, ma sarà anche quello che poi porterà alla fine del papato in Italia e al trasferimento in Francia. Quindi un mondo di grandi cambiamenti, di momenti storici e religiosi. Queste testimonianze di vita anacoretica, di eremitaggio, ma anche di grande fede e riflessione filosofica medievale, devono essere conservate, devono essere valorizzate, ma sono anche una grande occasione di rilancio turistico, economico e, aggiungo, occupazionale. Abbiamo iniziato con un po' di posti di lavoro, sono sicura che cresceranno tantissimo. Questi sono i grandi talenti che ha il nostro paese e credo che l'Abruzzo abbia tantissimo da investire nella cultura, perché ha testimonianze assolutamente importanti ma forse non così note come accade invece in altre regioni.
Sì, è uno spettacolo che insomma una gestazione un po' lunga, perché sono veramente anni che insieme a molti protagonisti di tutta questa avventura di celebrazioni celestiniane ci pensiamo. Al Fiume La Memoria ospitammo già qualcosa di analogo, ne producemmo un altro per un festival a Sant'Eufemia, quindi dopo anni siamo riusciti finalmente in un progetto compiuto. L'idea è quella sicuramente di raccontare la grande forza di questo uomo antico, perché ormai insomma ci separano 8 secoli dalla sua presenza storica e terrena, ma così contemporaneo e moderno, visto anche le ultime vicende in seno, diciamo, anche alla Chiesa. Ricorda in qualche misura sia l'avventura di Ratzinger che quella di Papa Francesco. La figura di Celestino riesce a fare un'ottima sintesi rispetto a quello che è lo spirito, il cuore col quale affrontare un potere così anche scomodo, e anche la rinuncia, che in qualche modo mi piace chiamarla rinuncia più che rifiuto, quella che ha operato Celestino, che ricorda un pochino anche l'intraprendenza di Papa Ratzinger, che fece molto parlare e discutere. Contemporaneamente è l'occasione anche di visitare i luoghi celestini, quelli che ha, insomma, ha vissuto, creato, costruito e preferito, perché poi quando ci fu la rinuncia tornò nelle case natie, insomma, negli eremi che aveva abitato e amato. Quindi avremo anche una bella panoramica, perché lo spettacolo è un progetto che sto seguendo da anni, che chiamo Cineprosa, nel senso che è metà fatto a teatro e metà a film, per cui avremo anche dei supporti video che ci racconteranno con delle immagini non solo la vicenda di Celestino, ma anche dei luoghi che ha abitato. E il 21 di giugno ci sarà il debutto qui all'Aurum, alle 21 del 21, quindi di facile memorizzazione. Partiremo con questa nuova produzione che ci accompagnerà sicuramente nel corso dell'estate, essendo un anno giubilare. Mi auguro che abbia un respiro anche più lungo oltre i confini stagionali, ma che prosegua anche nell'autunno e nell'inverno, e che insomma sia visto anche nei luoghi, appunto, che andremo a raccontare. Bene, abbiamo ascoltato il dottor Marco Parini, presidente nazionale Italia Nostra, che chiaramente parlava della gestione dell'eremo di Santo Spirito a Maiella da parte di Italia Nostra. E poi Milo Vallone, attore e regista di uno spettacolo teatrale, Il Trono di Pietra, Il Cammino di Celestino, la cui prima andrà in onda il 21 giugno alle 21 all'Aurum di Pescara, Piazzale Michelucci. Ed è una lunga storia, o meglio, una storia che va avanti da molti anni, e adesso siamo giunti al momento giusto per la sua prima rappresentazione, e la vita di Celestino V raccontato in maniera analitica. Voglio ricordare che entro il 31 maggio si può segnalare alla mail bellezza@governo.it elementi da recuperare e valorizzare. Noi segnaliamo il percorso dello spirito, gli eremi della Maiella del Morrone, gli eremi rupestri, Celestino e rupestri della Maiella del Morrone. Quindi segnalate, in modo che possiamo avere dei finanziamenti, il Parco Maiella può avere un finanziamento per valorizzare ulteriormente questo spettacolo. Prima di concludere, io vorrei mandare la lettura di Franca Minnucci, La preghiera di Celestino, e poi faremo le conclusioni in studio. La lettura, La preghiera di Celestino. È la preghiera di Celestino, quella contenuta nel codice celestiniano. Ecco, il tempo non ha offuscato la grande potenza evocativa di questo testo, e sulle pagine di quel testo resta ancora forse l'orba della mano del santo, quella scrittura nitida e ordinata. Ecco, sembra di intravedere la traccia del suo dito che segue leggendo le parole, mentre dal profondo del suo cuore parte quella invocazione così forte, così potente. Potenza dello Padre, confortami. Sapienza dello Figlio, e insegnami. Grazia dello Spirito Santo, allumina me. Dammi a conoscere te a me, che io te possa amare e temere, e possa sprecare e tenere me vile, e in reo mortale non possa cadere, e la vita eterna non possa perdere. Amen. Bene, questa preghiera letta da Franca Minnucci, letta anche 12 anni fa con un accompagnamento musicale, ma letta tutta la preghiera all'interno dell'eremo Santo Spirito a Maiella. Quindi insomma un percorso che, come vediamo, parte lontano, parliamo di 12 anni fa,
e anche 12 anni fa venne rappresentato una parte, uno spettacolo teatrale da parte di Milo Vallone, sempre su Celestino V, però molto diverso rispetto a quello che andrà in onda il 21 giugno. Bene, ci avviamo alla conclusione. Quindi, architetto Picchione, possiamo sperare in questa nostra grande iniziativa? No, innanzitutto volevo fare una considerazione, volevo fare prima. Questa trasmissione ha proprio l'obiettivo di far conoscere agli abruzzesi questo patrimonio, perché per valorizzare qualcosa bisogna conoscere. Allora, certo. Siccome noi siamo certi che con tutte le... anche con tutti il lavoro fatto in passato da John per far conoscere il nostro Abruzzo, i nostri erimi, agli abruzzesi dobbiamo fare di più. Ed ecco perché abbiamo, TV6 ha voluto iniziare questa trasmissione dedicata al turismo e dedicata soprattutto come obiettivo di far conoscere l'Abruzzo agli abruzzesi. Ecco, allora, noi vogliamo far conoscere l'Abruzzo agli abruzzesi. Per far conoscere l'Abruzzo a chi non è abruzzese, chi è di fuori, vogliamo scommettere su questo riconoscimento, perché lei sa benissimo che poi un riconoscimento dell'UNESCO diventa, certo, un elemento di attrazione. Abbiamo qualche speranza? Questo dipenderà da quello che si riuscirà a fare a livello istituzionale per quanto riguarda appunto il progetto per il riconoscimento del patrimonio, diciamo, che tanto abbiamo descritto poco fa per la sua iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Questo, l'abbiamo detto prima, è un compito diciamo arduo ma non impossibile, e secondo me, lo ripeto, gli eremi celestiniani hanno tutte, diciamo, come dire, le caratteristiche per poterci rientrare con tutti i se che ho detto prima, poco fa. Tutti quanti dobbiamo lavorare per il raggiungimento di questo obiettivo, e lo ripeto, anche i cittadini devono dare il loro apporto, anche loro hanno un compito in questo senso. Benissimo. John Forconi, allora, per concludere, tu che hai per decenni hai visitato questi eremi, guidato persone a visitare questi eremi, magari scoperto anche qualche eremo. Quanti eremi ci sono più o meno nella Mela del Morrone? Nel parco una quarantina di siti. Una quarantina di siti. Quando parliamo di eremi, di piccoli cenobi, di chiesette rupestri, quindi tutti quei siti che sono al di fuori dei centri abitati o comunque della viabilità ordinaria. Quindi sono una quarantina di siti. Sì. Non sono pochi, no. E dà proprio la sensazione di vivere in un complesso montuoso che ha una ricchezza particolare, una ricchezza che chiaramente altri paesi non hanno. Ecco, tu che pensi adesso, tu che hai toccato con mano tutta questa presenza così diffusa di eremi, e questa battaglia che stiamo facendo per il riconoscimento, ecco, che sensazione ti dà? Intanto che la sola quantità, che a volte conta, dà la dimensione di quella che è la realtà degli eremi sulla Maiella. Quindi io credo che ci siano comunque dei valori così anche quantitativi importanti, che il riconoscimento io credo che non ci sia inventata questo percorso verso il riconoscimento per caso. Effettivamente, non lo diciamo perché siamo abruzzesi o siamo dalla Maiella, lo diciamo perché forse ce lo riconoscono anche quando appunto accompagniamo persone che arrivano da altre zone d'Italia o soprattutto dall'estero, perché in Maiella ne vengono tantissimi di visitatori dall'estero. Per cui la qualità, quindi il bagaglio di storia, di natura e di tradizioni che questi eremi racchiudono, e la quantità ci dicono che su questo dobbiamo lavorare, e sicuramente il riconoscimento offrirà, perché comunque è importante dirlo, pur con tutti gli elementi di tutela che dobbiamo essere bravi ad attuare, il riconoscimento consentirà all'Abruzzo sicuramente, quindi non solo alla Maiella, di fare un passo in avanti anche in termini economici, perché comunque è un marchio fortissimo dal punto di vista turistico. Bene, ribadisco, entro il 31 maggio scrivere la mail "segnalo il percorso dello spirito, gli ermi celestini e rupestri della Mela del Morrone" e inviare questa mail a bellezza@governo.it, così diamo forza al nostro percorso. Io ringrazio l'architetto Maria Giulia Picchione, soprintendente Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, ringrazio John Forcone, assessore San Valentino, esperto, grazie, in eremi, funzionario del Parco della Maiella, ringrazio tutti voi con Sin da me scegli l'Abruzzo. Buona serata.